Bentornato Antonio in questo nuovo episodio di Zampe sul Divano. Ormai Grazie. sono più che contento nel registrare questi nostri episodi, questi nostri momenti, ecco, di condivisione di quello che è la nostra giornata, okay? La nostra vita e così via. Senti, settimana scorsa alla fine ci siamo dovuti separare, io ho Sì. finito di fare il lavoro che tu avevi iniziato. Mi lasci qualche feedback di com'è andata? Mi sono abbronzato. Lo vedo, io no. No, è andata molto bene, è stato bello. È stato bello sia lavorare con la famiglia, perché per me era una cosa nuova dare questo Certo. servizio dove li ho guidati proprio a capire dal punto di vista del cane se quella soluzione abitativa fosse in linea con le loro aspettative. E poi allora c'è stata l'occasione di andare al lago e da lì abbiamo poi creato il contenuto che ne è stato, dove abbiamo dato un imprinting e un approccio di come abituare i nostri cani all'acqua. Io ho raccolto un feedback da quella famiglia. Sì. Volevo sentire il tuo, nel senso tu come ti sei sentito, ecco, in questa nuova esperienza nel dare supporto alla famiglia più che ovviamente all'agente immobiliare? Sì, secondo me abbiamo fatto innovazione con questo servizio Vero, perché condivido. è veramente una cosa al di fuori dei canoni anche dell'espletare il servizio di agente immobiliare, no? Certo. Quindi la famiglia si è sentita veramente coccolata, è stato un servizio iper personalizzato perché il cane, anche nel momento in cui loro dovevano andare a vedere tutti Certo. i passaggi burocratici, quello che era insieme a me che annusava, girava, giocava, è stato con i miei cani, hanno giocato insieme, quindi la famiglia si è riuscita a dedicare a tutto quello che erano le loro Certo, un esigenze. ottimo feedback l'abbiamo ricevuto anche da parte loro, nel senso comunque era un po' che cercavano casa e un servizio del genere diciamo che non lo avevano ancora trovato in giro. Noi questa cosa qua non è che l'abbiamo trovata o altro, cioè l'abbiamo inventata su questo divano Sì, è grazie nata a qui. queste registrazioni, quindi tanta roba. Io direi anche di aprirlo al pubblico, quindi Sì, se qualcuno assolutamente. del pubblico ha intenzione di cercare casa e ha intenzione di andare a cercare dei dettagli anche per il proprio amico a quattro zampe, ditecelo perché Antonio verrà con noi per voi. Sì, come sempre nei commenti potete scrivere quelle che sono le vostre esigenze, ma anche dare dei suggerimenti rispetto a quelli che potrebbero essere dei servizi da andare a creare e strutturare. Assolutamente. Sì. Una delle domande che io ho fatto sempre a loro, e che a sto punto, visto che ci sono, te le riporto a te, sono queste. Qual è stata la differenza nel lavorare con un professionista che si è avvalso di un altro professionista rispetto ad andare a vedere le case da privati? E quello che io ho raccolto appunto è stato, poi magari sentiamo anche quello che è la tua idea, quello che io ho raccolto da parte loro è stato un... È appunto una novità, un qualcosa di nuovo, lavorare con un professionista che mi dà una certezza di quello che sto per acquistare. Diciamocelo, comprare una casa non è comprare una tuta che domani prendi e la cambi, cioè io compro una casa e per i prossimi 30 anni, 20 anni, 15 anni, quel che sia, comunque vuoi non vuoi, la vivo. Se sbaglio l'acquisto è un gran problema. Cosa pensi di quelli che, diciamola in questa maniera probabilmente brutta, però cosa pensi di quelli che si improvvisano nel tuo lavoro? In realtà ti riporto io prima la domanda a te Ah, per poter aprire una parentesi più ampia. Perché io, per ping esempio, pong di domande. non riesco a immaginarmi del perché devo rivolgermi a un agente immobiliare. Cioè, trovo la casa che mi piace, ok, vado lì, faccio una trattativa e la compro. Perché mi Certo. dovrei rivolgere io a un agente? Potrei darti mille risposte. Il Ok. web penso che sia pieno di queste risposte. Devo avvalermi di un agente immobiliare perché l'agente immobiliare è il professionista del Allora, settore, perché bla bla bla. devo chiedere aiuto a Mattia? Allora, diciamo che noi ci mettiamo quel fattore persona che tante volte viene meno in una compravendita. Quel fattore persona che ovviamente non elude la parte burocratica, la nostra parte pignola rispetto a quello che è la burocrazia dell'acquisto. Quindi non soltanto si ha una tranquillità in quello che si compra, ma addirittura si sa prima se ci sono degli intoppi che potrebbero nascere. Ok, è chiaro. Questo è un bel vantaggio. Perfetto, è chiaro. Nel mio settore la situazione è un po' diversa perché in realtà lavoriamo con un altro essere vivente, quindi sono diversi i motivi per il quale io non dovrei affidarmi a persone improvvisate. La prima obiezione che mi viene fatta nel mio lavoro è questa: ho sempre fatto così, i miei cani li ho sempre educati così e sono cresciuti bene. Se tu hai sempre fatto così per 30 anni,
dall'altra parte non hai mai potuto avere una risposta da parte del tuo cane per dirti hai sempre sbagliato, perché magari il tuo punto di vista è quello, tu credi di aver educato bene il tuo cane, ma in realtà hai sempre fatto degli errori, hai sempre commesso degli errori che su 10 cani magari non hanno mai portato dei problemi o delle difficoltà, ma su quell'undicesimo cane quel tuo modo di fare potrebbe portare delle difficoltà e delle problematiche. Il problema ad oggi non è tanto chi tende a fare il fai da te, quindi il problema non è il proprietario che tende a fare il fai da te, il problema è l'inflazione che abbiamo nel nostro settore e di quanti su 10 educatori 9 siano da scartare. Questo è un problema ben più ampio di quello che è il banale fai da te, questo è un problema legato a come viene erogata la formazione per i nuovi professionisti cinofili. Quindi il problema del fai da te può andare a creare più o meno problematiche, non tanto ad insegnare al cane a sedersi, a stare a terra e fare dei comandi. Quello ti mando un video anche su WhatsApp, tu lo puoi fare da solo. Il problema del fai da te è non capire come il cane comunica. E la comunicazione del cane è capire se il cane in quella situazione sta bene, è capire come rendere tutto su misura del cane. Anche in termini proprio di strutturare la sua quotidianità, strutturare le sue attività. Ci sono delle attività che magari per noi sembrano belle per il cane, ma in realtà gli stanno arrecando uno stress. Certo. Quindi affidarsi ad un professionista mi permette di capire come il mio cane comunica, di comunicare correttamente con lui e, come dico sempre, che è il mio mantra, come costruire una relazione perfetta con lui. Perché, Certo. come ti dicevo prima, insegnare un comando al cane ci vuole 5 minuti. E lo puoi fare anche tu banalmente, basta sapere come. Ma capire come il tuo cane comunica, quello è qualcosa di ben più ampio, che ci vanno anni di studio, anni di approfondimenti, andare a vedere più cani di diverse Certo. razze e di diverse estrazioni per capire come effettivamente quel cane comunica in quella specifica situazione. Quindi, da ignorante, mi viene una domanda. Io, va bene, appurato il fatto che se qualcuno dovesse chiedere, ovviamente consiglierei Antonio Puccio, Ok. ma tolto questo, se io non ti conoscessi, Sì. come riconosco un professionista dell'ambito cinofilo rispetto a un altro? È molto difficile. È Ci molto credo. difficile perché ognuno porta l'acqua al suo mulino. Io andrei a diffidare sicuramente da chi inizia a decantarsi come esperto di 1500 cose, con esperienza trentennale in ambiti. Io cercherei di capire innanzitutto che cosa può apportare quella persona alla mia vita. Se vado ad esporgli un problema, lui mi dirà come voglio risolvere, come vuole risolvere quel problema. Bisogna essere molto pragmatici nella scelta di un professionista cinofilo e capire se quel professionista è in linea con il mio pensiero. Innanzitutto gli chiedo come ritieni giusto affrontare questo problema. Già Ok. vado a fare una grossa scrematura, perché lui mi dovrà dire i metodi che vuole applicare per. Quindi io devo cercare di capire in concreto quei metodi. Cosa sono, no? Perché lui potrebbe propormi dei metodi più o meno coercitivi, potrebbe propormi dei metodi che non sono molto chiari rispetto all'obiettivo che lui vuole andare a raggiungere. Quindi sicuramente questa è la prima domanda che devo porre. Che metodo utilizzeresti per raggiungere questo tipo di situazione, questo tipo di obiettivo che noi abbiamo? Hai mai avuto esperienze parallele di questo tipo? E già questi sono dei punti molto chiari. Soprattutto andiamo anche a capire come quel servizio verrà erogato. Certo. Io ho un problema, ti faccio l'esempio, ho un problema del mio cane che fa la pipì in casa, ok? Se il professionista mi dice, ok, portami il cane al mio centro cinofilo che vediamo come, già quello non è un servizio che fa per me. Se il tuo cane fa la pipì in casa, il professionista cinofilo deve venire in casa. Certo. Gli fida da chi ti dice, io non faccio lezione a domicilio. Non fare la lezione a domicilio perché va contro il tuo metodo di lavoro, perché va contro la tua etica, perché va contro quelli che sono i costi che devi sostenere, allora quel professionista lo scarti perché non fa per te. Se il tuo problema è in casa, va risolto e gestito in casa. Ok? Questo deve essere molto chiaro nella mente delle persone. Certo. Allo stesso tempo ci sono delle situazioni che devono essere espletate fuori casa. Se il tuo cane ha un problema di socializzazione, è chiaro che non ti basta che l'educatore ti viene col suo cagnetto e te lo fa socializzare uno a uno. Devi rivolgerti ad un professionista che ti possa offrire un'esperienza di socializzazione ben più ampia. Ok? Quindi questo è Certo. molto importante. E soprattutto quello che io consiglio alle persone nel momento in cui si trovano ad avere un cane in famiglia o a voler capire meglio quello che è il cane, di informarsi anche loro.
di formarsi e di Certo. informarsi attraverso libri, lettura, per capire anche quella che è la comunicazione del cane e la mente del cane. Però anche qui bisogna fare attenzione a distinguere bene a chi ti vuole vendere un suo servizio, un suo metodo, quindi a comprare il libro di quello che può essere l'autore italiano che ti sta in realtà vendendo il suo libro, il suo servizio, piuttosto che andare ad acquistare un testo più o meno scientifico di etologi o di persone che hanno fatto ricerca, no? Abbiamo Certo. tantissime letture che possiamo andare a fare. Lì invece ho un pensiero molto più imparziale che mi parla di dati e di scienza, è da lì che io riesco ad apprendere quelle che sono le informazioni che sono andato a ricercare. Certo. Quindi diciamo che è in base a come ricevo determinate risposte riesco a trovare il giusto Esattamente, equilibrio con il esattamente, sì. professionista. Ok. Ma se io non sapessi se è una risposta giusta rispetto a un'altra, non c'è un... Adesso questa è veramente la mia domanda. Non c'è un modo per dire, ok, allora, io sono un addestratore cinofilo, iscritto a, ho studiato a, piuttosto che uno che dice, io sono un addestratore cinofilo, guarda i miei cani seduto e stanno seduti. Allora, il problema nasce da un buco normativo, ti direi, perché ad oggi in Italia non abbiamo un albo di riconoscimento di Ok. addestratori o professionisti cinofili. Si sta cercando di uniformare la situazione, sta andando incontro a delle normative nuove, ma è tutto al momento molto volatile, quindi non c'è ancora qualcosa di ben chiaro, ben Ok. specifico. Ci sono degli enti più o meno privati e che vanno ad avere i loro albi interni. Per chi conosce un po' di cinofilia, sicuramente ti dirà: ah, ENCI è il migliore che c'è in assoluto. ENCI è l'ente nazionale della cinofilia italiana e quindi per me sono validi solo gli addestratori che si sono formati in ENCI. ENCI non vuol dire nulla. Io nasco a livello di formazione come addestratore cinofilo ENCI, ma non vuol dire nulla. ENCI ha un suo albo. Sai come funziona il suo albo? Che ogni anno tu devi pagare la quota di iscrizione per mantenere quell'albo. Certo. Io dopo 2 anni non ho più rinnovato la quota di iscrizione perché che cosa mi porta? Che valore mi dà? Fanno Certo. degli stage per imparare cose nuove? Ti danno un supporto in qualche modo? Assolutamente no, nulla di tutto questo. Ok. Quindi per me quell'iscrizione a quell'albo è puramente economica. Perciò se tu vai sull'albo ENCI non mi troverai mai perché non sono più iscritto, molto semplicemente, ok? Questo vale per tutti quegli altri albi professionali di queste fantomatiche associazioni di cinofilia, ma sono tutte associazioni. Non c'è nulla che è riconosciuto dallo Stato. Adesso da qualche anno è nata anche una laurea triennale in scienza della formazione cinotecnica e io ho fatto questo percorso di studi, per esempio, per aggiungere valore alle conoscenze che avevo, ma non perché la mia laurea valga più magari di un altro corso. Questo non sono io a doverlo dire, Certo. ok? Però per farti capire, il problema nasce anche da questo buco normativo. Tu domani potresti dire io sono un educatore cinofilo e andare a fare l'educatore. Certo. Quindi anche chi eroga formazione ai nuovi professionisti cinofili è lì anche che bisognerebbe intervenire, creare dei protocolli chiari, creare un programma uniforme, perché magari tu vuoi fare il corso da Pinco Pallino e invece Mario Rossi ti insegna delle altre cose rispetto a Pinco Pallino. E quindi siete due professionisti cinofili con una visione nettamente diversa della cinofilia, tu Certo. sei estremo da una parte e l'altro estremo dall'altro e quindi poi alla fine tu magari trovi a lavorare con uno e non ti trovi bene, vai dall'altro. E dici, ma perché prima mi ha detto tutto il contrario? E inizi a dubitare della cinofilia, Esatto. inizi a non sapere più cosa è giusto e cosa è sbagliato, entri nel fai da te e fai più danno che profitto. Esatto. Quindi, come hai capito, è estremamente difficile da solo orientarsi su quale professionista scegliere. Io ti riporto la stessa domanda: come faccio a capire se un agente immobiliare è valido oppure se non è valido? Allora, indicativamente negli ambiti professionali immagino che si vada a ricercare in una giungla, ok? Dove ci sono tantissime persone che fanno il mio lavoro, come il tuo e come tanti altri. E tutti lo fanno bene, a loro dire. Tutti sono i migliori del mercato, Certo. ok? Quindi non voglio arrivare qui davanti a una telecamera, davanti a un microfono e dire io sono meglio di... Quello che posso dirti è che sicuramente andare a individuare un professionista rispetto a un non professionista lo spiega la legge proprio dell'agente immobiliare, la legge 3989, che prevede un'iscrizione in una camera di commercio con un relativo superamento di un esame. Quindi, principalmente, se una persona dice tu sei un agente immobiliare, quell'agente immobiliare dovrebbe dimostrarti un numero REA e un
tesserino, un buon agente immobiliare non lo si riconosce soltanto dalla sua abilitazione. Certo, okay? Perché immaginiamo. Uno può essere abilitato, ma poi può essere un incompetente, o può essere abilitato e non può avere il fattore persona, come quello che dicevo prima. Quindi un agente immobiliare professionale sicuramente lo si riconosce dal momento in cui io trovo la casa che mi piace. Io trovo la casa che mi piace e la prima situazione che devo aver noto è la documentazione. Quindi che ci sia un atto di provenienza, che ci siano delle documentazioni catastali coerenti con quello che è l'immobile, che sia già stato effettuato un accesso agli atti in comune. Quindi con questo accesso agli atti che cosa si vanno a vedere? Si va a vedere un po' quello che è lo status dell'immobile, cioè se l'immobile è coerente con quello che sono le documentazioni svolte durante gli anni. Nel momento in cui, prendiamo caso, io ad oggi vado ad acquistare un immobile, questo immobile lo voglio ristrutturare, ma per fare determinate ristrutturazioni devo eseguire determinate pratiche burocratiche tramite professionisti del settore, geometri, architetti e chi che sia. Se queste pratiche io non le faccio, quell'immobile presenta degli abusi. Abusi che se io non riporto all'agente immobiliare e l'agente immobiliare non fa dei controlli, venderà l'immobile o comunque proverà a vendere l'immobile su un mercato dove magari arriva questa famiglia, si innamora di questo immobile, lo vuole acquistare, nel momento in cui esce il perito della banca per rilasciare poi il mutuo, viene tutto bloccato perché ovviamente l'immobile non è congruo. E quindi quello, oltre a un danno tempistico, è anche un danno economico, certo, sia per parte acquirente che deve aspettare ulteriore tempo, sia per parte venditrice che si trova poi obbligata a dover sistemare la situazione della casa prima di poter procedere all'atto notarile. Perfetto. Quindi un buon professionista lo si va a riconoscere nel momento in cui ci si siede a tavola. E prendiamo l'esempio della volta scorsa: l'immobile mi è piaciuto, gli spazi per il mio cane erano perfetti, mettiamoci a tavola, noi vogliamo questo immobile. Fermi signori, noi ad oggi non possiamo darvi l'immobile, facciamo in questa maniera: guardate la documentazione, ve la inoltro, la confrontate con i vostri professionisti e successivamente ci rivediamo in ufficio con tutte le vostre domande e procediamo all'acquisto. Ecco, secondo me la prassi di un buon agente immobiliare è questa: trasparenza nei confronti del cliente. Ti piace l'immobile? Questi sono i documenti, guardateli. Ok, ora è molto chiaro. Confrontati con un altro, confrontati con qualcuno che non sia io. Certo. Perché io sono un venditore. Sì. E per quanto io conosca il mio lavoro, dall'altra parte sono comunque sempre percepito come un venditore. Sì. Il mio unico consiglio è quello di: ok, mi piace l'immobile, mi confronto con un terzo e poi torno da te per poter procedere a... Sì, sì, un problema che ho riscontrato anche in quello che è il mio settore è che ad oggi si dice molto, ci siete tanti professionisti cinofili, ma ormai pensate più a fare marketing che a espletare la vostra professione. Certo. Ok, ma quello che dobbiamo capire è che tutti siamo venditori e tutti facciamo marketing. Che cosa vogliamo vendere? Vogliamo vendere semplicemente noi stessi. Assolutamente. Okay? Vogliamo vendere noi stessi e quando vogliamo farlo, lo vogliamo farlo nel migliore dei modi. Assolutamente. Quindi andare a dire ormai fate tutti marketing e non vi impegnate più nella professione è un banalizzare delle operazioni che ci sono dietro tutto un ecosistema più importante, dove l'obiettivo ultimo è quello di arrivare a più persone, certo, per aiutare più persone possibili, certo, a migliorare la loro situazione, portarle da un punto A da un punto B. Certo. Quindi dobbiamo capire che tutti vendiamo a tutti, anche chi in realtà, certo, non ha un servizio da vendere, ma semplicemente ti voglio vendere una mia idea, ti voglio vendere il fatto che stasera andiamo a mangiare la pizza anziché andare a mangiare il sushi. Tu vuoi mangiare il sushi, voglio la pizza. Io ti voglio vendere il fatto che dobbiamo andare a mangiare la pizza, spiegandoti le mie motivazioni. Quindi in quel caso anche io sono un venditore. Certo. Quindi in realtà io credo più che questa... Cioè bisogna andare ad entrare in quest'ottica che voler vendere le proprie idee o voler vendere il proprio servizio non deve essere visto come un male, ma come un valore aggiunto, soprattutto, certo, nel modo in cui uno lo fa, se lo fa in maniera trasparente. Sì, ma poi stiamo parlando del 2024. Nel senso che nel 2024 c'è il marketing per le gallette, c'è il marketing per la plastica, c'è, sì, il marketing per i fogli A4. Quindi quello che dico io è sicuramente quello che noi stiamo cercando di fare è farci notare, sì, in un oceano di persone che vogliono farsi notare. Assolutamente. Poi giustamente penso che abbiamo, che abbiamo un'obiezione in comune, nel senso io rispetto a tanti altri costo molto di più. Ma
quello che io voglio far passare alle persone è che non sempre il servizio che viene erogato non sempre il costo che viene richiesto va basato sul servizio che viene erogato, ma il costo che viene richiesto va basato anche su tutta l'infrastruttura che c'è dietro. Perché io posso Certamente. darti lo stesso servizio che ti dà Pingo Pallini Sì. Immobiliare. Vuoi comprare una casa? Io te la vendo. Ok, ma quello che passa in mezzo tra il voglio comprare, io te la vendo, c'è un mondo di mezzo, perché ci sono professionisti che si avvalgono di altri professionisti al fine che quel cliente possa vivere in una maniera tranquilla dall'inizio alla fine della trattativa, e altri invece che ti chiedono magari un terzo, un quarto di quello che ti chiedo io, che ti dicono: vuoi comprare la casa? Perfetto, te la vendo, ma se ci sono problemi te li risolvi tu. Quindi questa cosa qua è da far Sì, capire. nel mio caso è diciamo leggermente diverso, nel senso che sì, anch'io nel mio settore i miei servizi arrivano a costare anche 4-5 volte tanto i competitor, ma tu non stai andando appunto, come dicevi tu prima, andando ad acquistare solo il servizio stesso, tu Bravo. stai andando ad acquistare l'esperienza che ha quella persona, Bravo. il background che si porta dietro, i risultati Assolutamente. che ha ottenuto. In più ambiti, le esperienze che ha fatto e che non si tratta di aver fatto solo l'esperienza nel suo campetto cinofilo, e Certo. quindi c'è tutto questo pacchetto dietro che si porta, ma soprattutto anche il modo e il metodo con il quale ti porta a raggiungere il tuo obiettivo, le esperienze che ti fa fare, come ti fa vivere il Certo. cane e in che modo ti insegna a viverti il cane. E quindi è quello che sposta il costo del servizio da un costo base ha un costo, diciamo, di high ticket per quello che è il Sì, mercato in quel settore. E certo. quindi non bisognerebbe mai fermarsi solo al prezzo che viene presentato, ma capire cosa c'è dietro questo costo, perché ci sono questi costi. E soprattutto dobbiamo parlare anche di un tema molto importante. In cinofilia il 90% delle persone fanno questo lavoro senza una partita IVA. Quindi il Quindi fatto anche voi già. avete i vostri Il fatto magheggi. già di avere una partita IVA prevede che abbiamo un 40% in più di costi vivi da sostenere professionisti con la partita IVA. Questo Certo. sposta nettamente le cose, oltre a tutti Certo. i temi che ti ho espresso poco fa. Bene, abbiamo toccato tanti aspetti oggi. Beh, direi. Siamo andati su un più ampio spettro anche rispetto a quello che Assolutamente. erano i nostri temi. Chiederei sempre di lasciarci qualche commento per anche capire o raccontarci la propria esperienza rispetto all'essersi interfacciati con Assolutamente. professionisti che possono essere il nostro settore, ma anche di altri settori, no? E di come abbiano fatto le persone a capire se un professionista era valido oppure se non lo era. Ricordo sempre di iscriversi al canale per rimanere aggiornati sull'uscita dei nuovi video e grazie di nuovo per avermi accolto. Grazie a te Alla di aver prossima! condiviso con noi queste cose. Alla prossima.